Everything you said we already knew, more or less. Here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't been off. I hanno cominciato ad avviare le iniziative per questo Natale 2018 e nella realizzazione e nell'organizzazione degli eventi si vede proprio la partnership tra le amministrazioni pubbliche e i privati. Questo è l'argomento della nuova puntata di Speakers Corner in diretta non soltanto in TV ma anche sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordo che potete interagire proprio sotto la diretta oppure mandando un messaggio WhatsApp al numero 338-127-8750. Quindi parleremo di eventi natalizi e di cultura con i nostri gentili ospiti che hanno accolto il nostro invito. Parto da Katia Todisco, delegata agli eventi per Confcommercio Bisceglie. Grazie. Grazie a voi. Francesca Magliano, assessore alla cultura e al turismo del comune di Andria. Grazie. Grazie, grazie per l'invito. E Pasquale Chieco, sindaco del comune di Ruvo di Puglia. Grazie anche a lei grazie per aver lei. accolto il nostro invito. Allora, parto proprio da lei, assessore. Quali sono le iniziative che il comune di Andria ha organizzato, ha previsto per questo Natale 2018? Allora, in realtà le iniziative sono tante, sono numerose e questo grazie a una sinergia che si è venuta a creare tra l'assessorato, e le associazioni, Concommercio, con Esercenti, Le Vie del Centro, con le scuole, con alcuni oratori. Quindi c'è stata un'organizzazione corale che ha portato appunto a un, a, un, a un calendario di circa una cinquantina di eventi che abbiamo chiamato Natale insieme. Quindi abbiamo il palaghiaccio, una pista di palettina tra gli eventi, insomma quelli che stanno attirando più attenzione, anche perché in realtà sono già iniziati. Iniziati, sono iniziati la settimana scorsa. Abbiamo un Palaghiaccio, una pista, una pista di pattinaggio e il trenino della felicità che può eh, portare i cittadini e non a fare un viaggio a percorrere le vie del centro con un trenino, molto carino. Abbiamo anche la casa di Babbo Natale, abbiamo anche le casette della creatività perché stiamo cercando di valorizzare anche l'artigianato, insomma abbiamo presepi viventi, abbiamo anche mo mostre, abbiamo mh, musiche quindi abbiamo musica classica, abbiamo dei concerti che. Verranno, appunto, si esibiranno degli artisti nelle chiese, oppure poi abbiamo invece le band live. Sì, certo, il 24 per esempio avremo diverse band che si esibiranno, avremo musica un po' ovunque, hanno partecipato moltissimo anche le scuole di musica e quindi tutto questo rende la città molto ma molto viva e questo mi rende orgogliosa ecco, di rappresentarla perché in un momento ecco, difficile, rispondendo a una manifestazione di interesse che poi è stata pubblicata eh, dall'assessorato il 15 di ottobre, si è, potuto, si è comunque giunti a un calendario di tutto rispetto che comunque copre anche diverse parti della città. Certo. Quindi, Infatti è interessante proprio questo aspetto, il fatto che sia coinvolta anche la periferia con certo. la pista di pattinaggio sul ghiaccio. La pista, poi abbiamo anche il presepe vivente, abbiamo ben... Quattro presepi viventi, quindi eh, non è da, questo non è da poco, è eh, anche certo. presepi di un certo livello. Si sono messi a disposizione anche artisti, musicisti, che comunque voglio dire hanno anche un loro peso, un loro peso artistico, certo. per cui l'assessorato ha avuto il compito di, di, di fare da catalizzatore, di organizzare il tutto. Di rendere univoco il calendario anche perché riteniamo che il il, un evento non deve essere concepito come un evento e basta, ma deve essere un bene, un bene culturabile, culturale fruibile dai cittadini, ma che consente anche di attirare, quindi di, eh, di innescare sinergie, di innescare nuove economie. Per cui, insomma, Andrea in questo è sempre al passo con i tempi, anche in un momento così difficile. E devo ringraziare certo. anche colgo l'occasione gli imprenditori perché comunque continuano a scommettere sulla città e, ben, beh, e benché diciamo questo calendario sia praticamente a costo zero per l'amministrazione che comunque ha sopportato ogni evento, ogni evento da un punto di vista logistico e quindi con i servizi e comunque sia hanno continuato a sponsorizzare le diverse associazioni e quindi certo, significa certo. avere fiducia e questo ci spinge ancora di più a fare meglio. Ecco, questo è stato proprio un valore aggiunto, la collaborazione tra imprenditori e amministrazione nel comune di Biceglie giusto? Sì, sì esatto. Infatti Confcommercio quest'anno quale promotrice delle ricoperture Calendario di eventi che partirà dal, da domani, il 7 dicembre, con l'accensione dell'albero. Siamo sul in, pezzo, quindi? Sì, in piazza. Ma questo, se non sbaglio, anche è a Ruvo. L'accensione sì. dell'albero sì. è anche domani. La, domani è l'accensione di tutte le luci d'artista. Sì, 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 Luci d'artista. Sì. Diciamo. sì, diciamo anche noi, partono le luci d'artista dall'albero. Dall Una volta che si accende l'albero, si accende tutto l'illuminaria Um, Quest'anno, Confcommercio di comune eh, accordo con la sinergia dei commercianti delle diverse vie del centro, quali Via Aldo Via 24 Maggio e anche del centro storico, ha deciso di eh, organizzarsi e creare un calendario di eventi condiviso dai commercianti stessi, eh, che hanno dato il loro contributo eh, sia dal punto di vista punto organizzativo che anche dal punto di vista eh, economico, investendo anche eh, nella propria città. Uh, in questo contesto l'amministrazione uh, comunale ha fatto da cornice in quanto appunto gli eventi sono patrocinati dal comune eh, di Viceglie e anche ha dato il suo supporto dando le varie autorizzazioni necessarie certo. allo svolgersi delle varie manifestazioni. Le manifestazioni si concretizzano principalmente al fine di evitare che eh, ci sia la tendenza del cittadino a spostarsi nel periodo delle festività nei grandi centri commerciali. In effetti, c'è un messaggio proprio sì. in piazza Vittorio Emanuele esatto. sull'albero. Sì, sì, infatti, noi abbiamo cercato di sensibilizzare appunto tutti i cittadini al, a investire a consumare nei negozi di vicinato. E a tal fine abbiamo concretizzato il tutto con degli eventi che partono dalle animazioni per i bambini, che solitamente appunto sono quelli che vengono eh, più, ehm, diciamo. Coinvolti, coinvolti durante, ecco, durante, durante il periodo iniziativa. natalizio, eh, quindi ci saranno sia mascotte a tema per i bambini, sia lavoratori eh, ludici per gli stessi, e sia attività anche eh, dal punto di vista eh, culturale, in quanto sono state comunque interpellate diverse associazioni. Eh, ci saranno anche esibizioni di diversi gruppi live che si esibiranno a partire dall'8 dicembre. Uh, in un contesto in cui anche i commercianti stessi hanno deciso anche di investire in questo programma anche per quanto riguarda uh, il rivivere anche delle tradizioni. Infatti anche l'8 dicembre nel centro storico ad esempio ci saranno i commercianti delle attività di ristorazione che uh, prepareranno uh, dei prodotti tipici uh, del, della festa diciamo, dell'Immacolata uh, a disposizione quindi dei, dei cittadini. Quindi ritorna ritorno, ancora una sì, volta sì. la valorizzazione del, del, esatto, del territorio. Del territorio. Sì. Una domanda, risposta secca, eh, da chi sono stati sostenuti i costi per le luminarie? Nel allora, com il, nel comune, il di comune di Viceglie attualmente, dai nostri dati, è l'unico comune in Puglia che finanzia ancora in toto le luminarie. E' eh, così, giusto? No, noi no. Sono Bene. state tutte le luminarie, il costo delle luminarie è stato sostenuto dalle vie del, dal comitato Le Vie del Centro, sì. quindi da tutti i negozianti. E questo anche per con, Sì, è la diciamo con la pe peculiarità che noi le luminarie ce le costruiamo, certo. cioè noi sosteniamo Arribiamo, i costi arriviamo. di costruzione di, di acquisizione. Abbiamo dato un piccolo contributo ma per la, la corrente elettrica. Quindi in questo contesto appunto l'amministrazione comunale come anche nelle precedenti ah, amministrazioni ha convalidato questo impegno eh, come ogni manifestazione natalizia che si rispetti certo. negli anni passati. Veniamo a Ruvo, quest'anno oltre a Luci d'Artista che è diventata un po' la consuetudine di, di Ruvo di Puglia, il titolo di quest'anno è Maraviglia se non sì, erro, c'è anche Apriti Ruvo, sì. sindaco ci spieghi un po' di queste iniziative. Beh, entrambe diciamo, sono, sono iniziative, appunto la prima eh, si è il terzo anno e ha appunto questa caratteristica di, eh, eh, di esporre e eh, realizzare però corpi luminosi, non proprio luminari, appunto ci sono eh, realizzazioni che partono appunto da un disegno, dalla da un, da creatività di professionalità anche molto elevate e poi vengono realizzate e implementate dai cittadini attraverso laboratori urbani sono state dai bambini agli, agli anziani ai diversamente abili, ai, ai ragazzi che sono del CAS, diciamo, una umanità varia, diversa, tutta, il coinvolgimento eh, di tutta, tutta la insieme la attorno a questo progetto di eh, realizzazione di cose belle, sono le luminari l'anno scorso, il tema era quello dell'equilibrio del disequilibrio e la figura era quella del funambolo, diciamo sì, che sì. era per aria nella nostra città, insomma diciamo, è stato. Ripreso anche dei telegiornali perché erano figure altamente poetiche, diciamo. Certo. Quest'anno, appunto, invece siamo su Una Meraviglia e la meraviglia non ve la dico. Eh, vabbè, la, la scoperto. Sarà una sì, meraviglia. Sì, sì. Sì. Abbiamo pensato ai bambini. Quest'anno è dedicato all'infanzia e alla, diciamo, al viversi gli spazi pubblici con uh, giocosità. con, certo, certo. con uh, e, e poi c'è. Accanto a questo, poi abbiamo implementato questa nuova mh, questa iniziativa che invece è un'iniziativa di tipo strutturale destinata a strutturarsi che si chiama Apri Ruvo e che consiste nell'acquisizione da parte dei cittadini di, di, dei proprietari di una serie di locali, sono 20 locali sì. mh, che erano chiusi da tanti, da tanti anni li hanno messi a disposizione, hanno dato al sindaco diciamo, le, le chiavi perché si realizzasse questo progetto abbiamo fatto un avviso pubblico 74 candidature, ne abbiamo scelte 21 e eh, sono dalla, dalla scorsa settimana, da, da circa 10 giorni ormai, sono aperti nel centro storico, quindi iniziative di giovani che sono di Ruvo ma vengono anche da, da altre parti del, della regione. Eh, ab alcune abbastanza iniziative: si va dall'artigianato dalla, dall con le stampanti 4D piuttosto che a un mix, luoghi in cui si può sentire musica. Si può bere un caffè, si possono presentare vinili, c'è certo. il recupero dei beni, dei mobili antichi, dei mobili abbandonati che vengono ritinteggiati e riutilizzati magari con funzioni Beh, impensate. È diciamo che tradizione e innovazione si incontrano in questo progetto? Assolutamente di sì. Eh, Questi sono, sono i due poli di sì. cui si sviluppa la, tutta la nostra azione. Eh, tradizione e innovazione dentro un metodo che è sempre quello della partecipazione, anche qui non lo facciamo con. Quattro soldi, ci Un po' come tutti i comuni. Ma non immagino. ce ne abbiamo quattrini, quindi eh sì. la, la, la nostra ricchezza, ma lo, lo dicevano anche eh, lo, loro che sono intervenuti già su, sulle, sulle altre due città, eh, so, sono i nostri cittadini, sono le relazioni, la capacità, appunto, la voglia anche di, di partecipare, di arricchire, di rifarsi, rifare propri gli spazi pubblici da parte della. Dei cittadini. Luvo fa tutto questo con un obiettivo, con un indirizzo ben preciso, giusto? Certo, diciamo questo secondo eh, questa seconda attività, appunto di Apreti Luvo, ha l'obiettivo di eh, valorizzare il centro storico. Possiamo immaginarlo come una sorta di finestra aperta sul futuro. Volevamo capire come potesse funzionare una riapertura, una rivitalizzazione certo. del centro storico e le risposte che stiamo avendo in questi giorni credo che saranno ancora più significative con la presenza dei ragazzi, dei giovani, ma anche di, 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 di cittadini che sono tornati a passeggiare con un numero significativo nel, nel centro storico perché tutto si sviluppa appunto. Certo. La caratteristica, quello su cui abbiamo puntato è proprio la rivitalizzazione del centro storico ci dice che questa è la strada, perché, anche perché io sono convinto che le città debbano smettere di allargarsi, diciamo, andare per cerchi, in certi cerchi concentrici che si succedono gli uni agli altri, si allargano con tanti problemi di servizi, di, 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 di strade, di viabilità, di occupazione del territorio. Sì, sì. eccetera eccetera noi abbiamo bisogno di invece ricentralizzarci nel nostro vivere insieme e quindi pensiamo che il centro storico sia il luogo dove c'è la nostra identità e dove bisogna tornare a radicarsi quindi questo primo passo che riguarda appunto gli esercizi di prossimità le città vivono se il commercio, infatti, questo progetto non l'ho detto ma va sottolineato: è un progetto che sta dentro il distretto quello, la realizzazione certo. del distretto urbano del commercio, finanziato dalla Regione Puglia. Noi abbiamo, ci abbiamo messo circa 12.500 euro per questa cosa, quindi davvero poca roba. Ed è un progetto che nasce in sintonia con Confcommercio e Confesercenti. Quindi, è un progetto che parte dal commercio, ma per quanto ci riguarda, è destinato ad evolversi anche all'abitare, certo. al ritorno, diciamo, specialmente delle famiglie più giovani, perché nel centro storico è il luogo ideale per abitarci, ad esempio, per le, le famiglie che hanno bambini, perché certo. lì adesso stiamo perdonalizzando una serie di aree. Quindi, questo è l'obiettivo, in sostanza. Eh, ci auguriamo che insomma, sia realizzato. Ci proviamo, ci proviamo. Domanda per, eh, per lei, Assessore. Eh, nella città di Andria, da un paio di anni, il 24 dicembre, giorno della vigilia natalizia, eh, si richiama. C'è tanta gente anche dai centri limitrofi. Da qualche anno, però il 24 pomeriggio sera vede molti locali, bar, mettere musica dance, oltre alla libera distribuzione di alcol in contraddizione con l'atmosfera natalizia. Crede sia possibile invece creare questa atmosfera il giorno del 31, vigilia di Capodanno, in concomitanza dei festeggiamenti serali, rendendo vivo il centro fino al mattino presto? Beh, ora è un po', un po' difficile sinceramente, noi abbiamo cercato quest'anno di approntare un piano sicurezza e quindi intensificare anche le unità eh, che monitoreranno diciamo, il territorio perché in effetti gli ultimi anni si è un po' esagerato. Certo. Personalmente inizialmente avevo, avevo proposto di limitare i cosiddetti DJ-set eh, perché poi le ben live ci stanno, insomma sono, certo. sono belle anche da sentire e ho trovato ostacoli soprattutto ecco, dagli esercenti e quindi dei bar che in mm -hmm. effetti ospitano questo tipo di, eh, di esibizioni anche perché il DJ set eh, si alloca per strada e quindi crea anche disordine e, hm, ho trovato um, parecchie, eh, diciamo, ho trovato ostruzionismo per cui alla fine abbiamo bilanciato gli interessi e l'assessore Matera che è l'assessore competente ha predisposto un piano eh, naturalmente coinvolgendo anche la forza pubblica, e le forze dell'ordine in modo tale da essere un po' più incisivi per certo. cui sicuramente eh, il DJ set saranno inferiori rispetto agli altri anni, mm -hmm. solo pochissimi locali non si sono diciamo non hanno accolto ecco quella che era più che altro era un invito da parte anche dell'amministrazione di limitare il più possibile questo tipo di esibizione proprio per evitare poi il caos ed evitare disordine la disordine, degli, disordine anni degli anni scorsi qualcuno Comunque sia ha insistito, certamente non lo potevamo certo. vietare, eh, vietare in tutti i modi, quindi abbiamo, vedremo cosa succederà. Si, ripeto, sicuramente c'è un piano sicurezza e ci auguriamo che le cose ecco, siano un po' più equilibrate e tranquille. Perché eh, quando arriva gente è bello, la città comunque è viva, è un peccato anche sperdere questa, questo, questa umanità che invade, questa energia, che, invade certo. questa energia che, accoglie, che accoglie la città. Abbiamo fatto diversi incontri con gli esercenti, con, eh, con i commerci. E, e, ci siamo, e abbiamo deciso di seguire ecco, la strada della mediazione. Certo, no? certo. Auguriamoci insomma che ognuno faccia il proprio dovere e quindi tenere sotto controllo quello che accadrà Vi faccio un giro di domande. Eh, allora, non vi chiedo di essere brevi anche. Eh, non trovate che eh, queste iniziative eh, si limite, limitino soltanto al periodo natalizio o in occasioni particolari? Parto da te Katia. Allora, eh, per quanto riguarda eh, il, diciamo, il discorso commercio, eh, noi cerchiamo di coordinare anche in altri periodi dell'anno degli eventi o dei progetti che tendono a valorizzare sia il centro cittadino, il centro storico e sia per, eh, anche il, mh, la cultura. Della, della città. Uh -huh. Infatti il ConfCommercio Baribat ha promosso anche un'iniziativa definita appunto Mangia la Cultura che permette appunto di eh, poter ehm, effettuare dei percorsi con visite guidate eh, ne, eh, visitando determinati luoghi eh, turistici e culturali delle diverse città che hanno aderito tra cui appunto anche Biceglie. Eh, questo progetto si eh, interseca bene anche con quelle che sono le, le realtà eh, degli operatori di, di ristorazione del territorio in quanto appunto dal nome Mangia la Cultura una volta effettuata la visita eh, guidata c'è la possibilità di eh, ristorare presso una delle strutture che hanno aderito a questo progetto e quindi degustare i prodotti tipici eh, del territorio certo. quindi questa per esempio questo, questo è uno dei tanti eventi che si realizza anche in altri periodi dell'anno che non siano strettamente connessi al Natale. Assessora allora per quanto mi riguarda queste iniziative si moltiplicheranno anche perché ormai si è formato uno zoccolo duro tra le associazioni, tra ConfCommercio, Confessor Centi, tra l'assessorato, quasi direi un comitato di organizzazione, siccome c'è molto entusiasmo sicuramente questi eventi sono già, abbiamo già iniziato con la festa patronale e quindi senza risorse siamo stati in grado di, far, di mettere su una bella festa patronale che è stata molto partecipata, ora Natale, dopo Natale ci sarà Carnevale e poi però abbiamo, vorremmo tanto, Ecco, iniziare ad organizzare un bel corteo, sto, anzi un mese di cultura federiciana eh, che comprenda anche un bel corteo storico insomma manca da che manca un po' di anni e ci impegneremo anche per questo, per questo unendo le forze. Sindaco? Beh anche noi diciamo in realtà tutti pensiamo a destagionalizzare l'offerta culturale e anche turistica ma appunto noi siamo una città d'arte e su questo stiamo fondando non soltanto in Natale appunto come, come dicevo, ma tutto, tutto l'anno diciamo, una delle manifestazioni forse più importanti anche a livello internazionale è il Festival Talos, che è appunto un festival jazz, che però appunto, vive anche di contaminazione rispetto alla nostra tradizione bandistica. Siamo una città che legge, abbiamo periodicamente incontri che riguardano la promozione della cultura. Cioè, un'interazione ad esempio molto stretta con, con le scuole, con, per tutta una serie di iniziative. Eh, anche, eh, anche noi puntiamo molto a questo processo di partecipazione, nel senso che una città vive se a, riesce a attivare tutte le proprie energie, tutte le, le capacità, tutti i propri talenti perché appunto non, non ci sono investimenti dall'alto non ci sono progetti che calano disegnati a chissà chi anzi invece, negli ultimi anni i comuni hanno perso delle risorse economiche no, abbiamo perso però abbiamo guardi non avere quattrini a volte stimola, diciamo, risposte nuove <ride> sì, sì. e questo noi stiamo facendo, Le risposte nuove sono quella di puntare sui cittadini, appunto, sui talenti, sulla collaborazione e anche di inventarsi cose nuove, diciamo, come appunto quella di cui si stava parlando che non implicano investimenti importanti, eh, però implicano anche l'attivazione di passioni. Perché poi un altro elemento che credo sia a si accomuni quando si muove in questa dinamica è proprio anche la presenza dei ragazzi, dei giovani sì, che, sì, che sì. Nei, 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 nel percorso di, di luce d'artista sono stati molto coinvolti certo, nelle, ab abbiamo in abbiamo intere classi, anche luce d'artista, intere classi che fanno il percorso di scuola a volo, eh, lavoro lo hanno realizzato proprio partecipando ai nostri laboratori. quindi... Le nostre città poi sono belle, diciamo. certo, certo. abbiamo una storia, abbiamo una tradizione. E questo non è un commento autoreferenziale, no, ce diciamo, lo dicono Ce lo riconoscono, ce sì, riconoscono sì, ce diciamo, lo riconosco. abbiamo la capacità di, appunto, di offrire cibo, anche noi partecipiamo alla stessa, allo stesso tipo di iniziativa, per cui insomma, alla ricerca dei, dei, delle, delle tradizioni, dei sapori. E questo attira moltissimo. No molto, molto, moltissimo, molto, diciamo, mettere insieme cultura, enogastronomia, eh, eh, il paesaggio. Noi siamo tu stai sul mare, diciamo, eh, ok, sì, sì, perfetto, sì, sì, ma noi terra. siamo a Murgia sì, e eh, la Murgia sì. è bellissima, bellissima cioè abbiamo il maggiore sì. attrattore ma culturale. Quindi... Vi devo situazione... un attimo interrompere perché abbiamo in collegamento telefonico il sindaco di Polignano a Mare, eh, nonché presidente di Ancipuglia, Domenico Vitto. Ci sente, sindaco? buonasera a tutti. Buonasera a lei e grazie. Ciao Mimmo. Buonasera. Talia. Ciao Mimmo. Ciao. <ride> grazie per aver accolto il nostro sì. invito. E diciamo che Polignano quest'anno è un po' la protagonista eh, in tutta la Puglia e non solo, perché ha organizzato una manifestazione straordinaria. Meraviglioso Natale, in che cosa consiste Sindaco? Ci racconti? Ma abbiamo voluto fare questo esperimento di Lucia Artiste nel centro storico e devo dire che sta riscuotendo un successo pazzesco che anche noi mh, ci aspettavamo. Non abbiamo fatto nient'altro che mettere delle luci veramente belle che invito tutti a venire a visitare, delle casette con eh, un qualcosa per arredare gli alberi, il presepe e anche gastronomia. Però voglio fare i complimenti a Pasquale per la bella iniziativa che ha fatto a ruolo. Eh. Grazie, grazie Mimmo. Diciamo. Eh. Ci, ci stiamo sfidando a distanza per il meglio loro sono sul mare loro eh, loro, su, lo, lo dicevamo prima loro sono sul mare poi nell'entroterra hanno un'offerta diversa loro stanno lavorando da, da anni molto bene anche con la cultura insomma diciamo, è quindi una città che è diventata un punto di riferimento quindi grazie proprio alla loro azione bravi anche voi bravi eh, sindaco da chi è stato organizzato questo evento? Allora innanzitutto diciamo la motivazione perché è stata organizzata. Sì. Noi abbiamo, come diceva prima, il sindaco di Dugo, grande successo d'estate, ma poi spesso ci ritrovavamo tanti ragazzi che vengono a trovarmi in comune perché d'inverno venivano licenziati da tutte le, le attività ed erano costretti ad andare a lavorare al nord dove si fa turismo invernale tanti negozi nel centro storico chiudevano e da anni ci siamo posti il ecco, problema. Stiamo vedendo in onda le immagini, grazie a Barbara a Ruggero, le stanno mandando in onda, proprio di Polignano. E da qualche anno ci chiedevamo, ci ponavamo il problema della stagionalizzazione, perché d'inverno effettivamente gli ultimi anni abbiamo tentato sempre di fare qualcosa di importante, ma non ci siamo mai riusciti. Poi c'è stata questa proposta da parte di un'associazione culturale privata e noi siccome era l'unica che ci era pervenuta ci è sembrata interessante e l'abbiamo presa in considerazione. Il Comune non spende niente in questa, in questa manifestazione anche perché poi come si è detto ormai su tutti i giornali c'è questa benedetta benedetto ticket che comunque ti dà, dà diritto a dei coupon per degustare all'interno della manifestazione innanzitutto di vari spettacoli che ci Un sono. Un ticket che lo prodotto. ricordiamo di 5 euro che si paga soltanto una volta e comunque dà una... dei benefici, giusto? Sì, dà dei benefici innanzitutto che si possono consumare all'interno prodotti tipici eh, pugliesi, si può assistere a tanti spettacoli all'interno e poi si ha anche diritto a uno sconto per chi va a visitare il Museo Pascali, eh, dove da poco tempo abbiamo anche acquistato, grazie a un intervento della Regione, la seconda opera più importante del Pascale, che sono i Guardi di Essezola. Ecco, eh, ci dia qualche numero su questi primi giorni di, di manifestazione, quanti turisti avete accolto? Allora, nei primi due weekend eh, di questa manifestazione, perché poi dal 7 parte tutti i giorni, eh, sono entrati nel centro storico 72.000 72 persone. Però. Tutto quello che rimaneva fuori e poi quello che fa aiuto al paese, perché tutti quelli che rimangono fuori poi sono quelli che rimangono a dormire, che vanno nei ristoranti, nei bar, nei negozi, quindi questo era l'obiettivo di destagionalizzare e creare un'economia turistica invernale, siamo sulla strada giusta e devo dire che è andato ben oltre quello che ci aspettavamo. Certo. Ehm... Allora, faccio una domanda a, a tutti gli ospiti che ho in studio. Non siamo in campagna elettorale, però vi chiedo di rispondere eh, a questa domanda. Perché, allora parto da Biceglie, perché un eh, cittadino di un comune limitrofo eh, deve raggiungere Biceglie per queste iniziative natalizie? Allora, deve raggiungerlo... Mh, Qual è il valore aggiunto che cosa di questa offerta, della allora, vostra offerta? Eh, il ricco programma di eventi che è diversificato per ogni zona... Il fatto che comunque la vicenda di Natale è anche solidale, in quanto abbiamo anche allestito messo a disposizione delle associazioni eh, di volontariato anche della Caritas, una casetta per ehm, le donazioni di beni alimentari e vestiario per destinare le famiglie più bisognose soprattutto nel periodo natalizio e poi per visitare la città per chi non, non la conoscesse quindi per certo. attrarre anche i, paesi, i cittadini dei paesi limitrofi. vediamo chi è più convincente Andrea, Andrea sicuramente prospetta un palinsesto ricco diver, diversificato in tutte le zone della città e soprattutto si respira un'area di entusiasmo un'area di una città che è in difficoltà perché è in difficoltà come la maggior parte dei comuni però questa difficoltà è una fucina di idee, una fucina di energie secondo me questo entusiasmo viene Percepito da chi arriva in città e, e tutto è in movimento, un movimento continuo da mattina a sera e questo sicuramente eh, dà quel tocco di, di originalità anche in tutto quello che si fa perché la gente ci sta mettendo il cuore. Approfitto per dire anche che ci sarà un premio internazionale, ve, riconosceremo un premio a Riccardo Scamarcio e quindi a Castel del Monte c'è una manifestazione che si terrà al Castel del Monte e nell'altro villaggio si festeggerà il compleanno di Federico, ah. quindi Andrea Città Federiciana. In inizia finalmente ad aprire le sue porte, ad includere il castello e anche Montegrosso. Certo, perché venire a Ruvo? Beh, nel nostro caso perché si fanno delle cose che si fanno soltanto a Ruvo, diciamo, <ride> nel senso che le luci d'artista sono è un prodotto unico per, perché non sono luminari, ma non sono cose confezionate ma sono cose realizzate appunto dai cittadini, vedrete grandi cavalli di, di legno e giossi che vedrete la Meraviglia <ride> e la Meraviglia dentro questa Meraviglia appunto c'è anche questa riapertura del centro storico con queste attività diciamo, ci sono eh, una, eh, un, un ristorante gestito da, da un un grande cuoco, ma che viene poi concretamente eh, messo in campo, realizzato attraverso la presenza di tanti giovani studenti che stanno attraverso questa esperienza imparando a gestire un, certo. un, un, una, una struttura complessa. Tutto viene cotto, in questo caso con la, con la cucina a legna che viene eh, riattata eh, dopo tanto tempo. Quindi una realtà di questa anche noi. Musica, la città della musica, del, dell'arte, tutti il museo è aperto, il, tutti gli attrattori culturali della Casa della Cultura è tutto aperto durante tutte queste giornate. Il 15, poi in particolare avremo una, una, una giornata particolare che è dedicata a è una notte bianca, quindi saremo lì fino alle 5 del mattino con la musica in, non soltanto nel centro storico, in tutta la città. Noi siamo appassionati di musica di tutti, di tutti i tipi e di tutti i generi. Quindi, Veniteci a trovare. La verità è che eh, le nostre città vanno visitate tutte. Esatto, esatto. Il, sarebbe il stata problema, la mia conclusione. Il problema è No, perché guardi adesso c'è Mimmo che Mimmo è anche il presidente sì, dell'Anci, sì, del sì, regione. Del io sono nel Lanci. Eh, Qui abbiamo sindaci di tanti colori. La verità è che noi stiamo ragionando, e lo facciamo come sindaci: stiamo ragionando in termini di promozione del territorio. Esatto, Perché esatto. Polignano è, una, è unica, sì, non, sì, 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 non, sì. non ce ne sono La altre. Diciamo, è, è, alla sua unicità. Abbiamo delle sì, storie, sì, sì. delle tradizioni, delle sì, identità sì. così forti che possiamo, se stiamo insieme non tanto visitarci tra noi, che esatto. va bene, ma attirare il turismo diciamo, internazionale. L'obiettivo certo. è esattamente questo. Siamo certo. una realtà ricca, bella, con tanta cultura, con tante persone capaci di gestire certo. relazioni di questo genere e quindi questo... Ci mi induce a dire, venite a visitarci tutti esatto, quanti, ognuno esatto. di noi ha un'autentica risposta. Questa stata la qualcosa. mia conclusione, mi ha anticipato. Eh, prima di dare la parola al sindaco di Polignano, eh, io devo salutarvi perché lo sapete, come ogni giovedì, siamo pronti ad accogliere Angela Losito consulente del lavoro. Grazie per grazie. aver grazie accolto il nostro invito grazie, grazie. e buon lavoro. Saluto Mimmo. Ciao. Salve, Ciao. Buon lavoro, Mimmo. Ciao. Grazie anche a voi tutti. Sindaco, Ciao. allora, perché raggiungere Polignano in questo particolare periodo dell'anno? Allora Pasquale innanzitutto mi ha rubato come volevo cominciare il mio discorso da presidente regionale di Anci. Innanzitutto io l'invito è quello di venire in Puglia. E veramente in Anci abbiamo dimenticato quelle che sono le appartenenze di ognuno di noi e stiamo tentando di creare una rete. Perché chi ci può dare quel qualcosa in più ad ognuno di noi è la rete tra comuni. Poi eh, l'invito a Polignano. Polignano è già bella da sé, ha un centro storico veramente bello. Queste luminarie veramente hanno reso qualcosa di magico in quella che era già la sua bellezza. Quindi questo è il mio invito, venite perché sono veramente straordinarie questo tocco di luce e questa magia che si è creata. Grazie, grazie Sindaco per, eh, per essere intervenuto in questa trasmissione e ha ragionissima, il Sindaco di Luvo mm. mi aveva anticipato. Visitiamo tutte le città della Puglia in questo periodo dell'anno, ma non solo perché davvero c'è tanta offerta culturale e artistica. Grazie ancora Sindaco, Anche in bocca al lupo ancora per questa iniziativa. Noi abbiamo il presepe vivente a Polignano che si fa durante il Natale, organizzato eh sì. dall'arciprete Don Gaetano, che lo ringrazio perché ogni anno si impegna su questa cosa. Grazie, grazie ancora, grazie, grazie Sindaco, a grazie, grazie, buon grazie, lavoro. Grazie. Allora, l'avevo anticipata, come ogni giovedì in studio con noi Angela Losito, consulente del lavoro. Angela, bentrovata. Buonasera. Dopo bentrovati. la pausa di una settimana ci rivediamo. Bentrovati a tutti voi. <ride> allora, Angela, che cosa diciamo oggi ai nostri ragazzi, ai nostri giovani? Beh, dopo tanto sentire di movimento vivace in tutte le nostre città di attivazione delle nostre città non solo nei periodi eh, per eccellenza più movimentati, il Natale, l'estate e così via, dopo tanto eh, mi viene da dire benvengano questo tipo eh di sì. attività, di iniziative, di attenzione nei confronti dei nostri centri perché è evidente che ciò porta lavoro eh e, e purtroppo <ride> oh, quando porta lì. lavoro eh, esatto, oh, sì, oh, ci sì. sono anch'io esatto. <ride> e quindi niente. E ci auguriamo vi... che ci siano anche i giovani, soprattutto, soprattutto in questo movimento di lavoro. Beh, in questo contesto così vivace, culturale, eh, di musica, di nuove iniziative, non solo commerciali, perché abbiamo assistito insomma, a tutte le, le proposte dei vari centri, ma anche culturali. Quindi, mi immagino e spero che i giovani siano decisamente più attenti a questo tipo di, di ricerca. Di, di proposta da fare certo. per le nostre città e di conseguenza di essere attratti nell'ambito del lavoro. Veniamo a noi, ora abbiamo tre minuti per affrontare l'argomento del giorno. Tre minuti per affrontare l'argomento del giorno. Beh, eh, sicuramente è una cosa importante e quando si parla di lavoro sapere da parte dei lavoratori, soprattutto dei ragazzi che molto spesso non hanno quella conoscenza, non hanno quell'esperienza che gli consente loro di gestire al meglio i rapporti di lavoro, è necessario ed opportuno che loro sappiano che il contratto di lavoro va firmato, ma prima di essere firmato va letto, certo. perché poi il risultato di quel contratto di lavoro che è, è proprio al momento iniziale, eh, prima dell'inizio anzi del rapporto di lavoro stesso che deve essere eh, instaurato, eh, si riverbera alla fine del mese in un cosiddetto cedolino paga, o qualcuno meglio conosciuta come busta paga. Tra poco che dovremmo vederlo anche io. Che contiene alcuni elementi indispensabili per regolare, appunto, che regolano il rapporto tra datore di lavoro ecco, e lavoratore. Qui, giusto? Perfetto, e, e, e sicuramente bisogna anche imparare un po' a leggerlo, sì. tra virgolette, perché vediamo velocemente che è composto da una serie di sezioni queste sezioni che, com, eh, che compongono questo cedolino paga nell'intestazione, nella parte superiore troviamo l'intestazione dell'azienda in, in alto a sinistra quindi comunque tutti i dati anagrafici dell'azienda in alto a destra o comunque posizionato, in qualche, allocato in qualche altro angolo ma deve esserci per forza il logo dell'INAIL con il numero di autorizzazione del consulente del lavoro che è proprio abilitato alla stampa dell'UL, che è il libro unico del lavoro, che ha sostituito le buste paga, con, cioè il libro paga, il libro matricola e il libro presenza. Subito dopo ci sono i dati riferiti al lavoratore, quindi tutti i dati anagrafici, nonché il periodo di riferimento. Poi troviamo sicuramente la data di assunzione, la sua situazione ai fini eh, dell'inquadramento, quindi la qualifica, la mansione, il livello, che sono tutte, eh, tutti elementi indispensabili a sviluppare poi quella che sarà la parte economica vera e propria. Quindi, c'è la storia proprio del dipendente. C'è la storia del dipendente, anche perché molto spesso troviamo delle. Degli inizi di rapporti di lavoro molto, molto lontani che poi ovviamente nella busta paga si riverberano, nel senso che comunque se l'assunzione è molto lontana troveremo una serie di scatti di anzianità che attestano appunto l'anzianità del lavoratore, piuttosto che altre situazioni, non so, tipo un rapporto di lavoro, se un rapporto di lavoro part-time troveremo l'indicazione che si tratta di un lavoro part-time, molto spesso in alcuni cedolini troviamo anche la percentuale del rapporto delle ore svolte sull'orario collettivo di lavoro. Quindi, insomma, abbiamo tutta questa serie di, in, di indicazioni, oltre poi a trovare gli elementi della retribuzione. Dove quindi li troviamo questi? Subito dopo la parte... Diciamo nella parte centrale? Sempre nella parte, no, abbastanza iniziale ancora. Sì. Troviamo anche tutti gli elementi della retribuzione, quindi avevo parlato degli scatti dell'anzianità, la, 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 la paga... Base, eventualmente possiamo trovare anche la distinzione con la contingenza in alcuni altri contratti di lavoro, piuttosto che gli elementi distintivi della retribuzione e tutta una serie di elementi previsti dal contratto. Successivamente nella descrizione troviamo esattamente le ore lavorate, la retribuzione può essere risposta in vario modo ma non mi soffermo perché diventa sì, molto sì, sì, tecnico sì. quindi eh, la, la descrizione quindi delle ore di lavoro ordinario delle eventuali ferie delle eventuali eh, assenze la motivazione dell'assenza gli assegni familiari eh, si trovano i permessi si trova eventualmente quando è spettante al lavoratore il bonus Renzi il decreto 66 del 2014 quando viene erogato ci possono essere anche una serie di altre voci tra lavoro straordinario, lavoro domenicale, maggiorazioni. Lì troviamo la storia di quello che è il lavoro del mese. Immediatamente sul lato destro, ma potrebbe essere anche sul lato sinistro perché poi la grafica di un cedolino può cambiare in base alla casa software che gestisce il programma del consulente, troviamo tutta la zona delle presenze. Significa che comunque se ci sono state delle assenze per qualsiasi motivo, dalla malattia alla maternità ad un'assenza ingiustificata, proviamo tutta la leggenda con le indicazioni delle ore svolte o non svolte. Per concludere? Per concludere abbiamo gli ultimi due riquadri. Uno riguarda il trattamento contributivo a cui viene assoggettata la retribuzione, questo qui è l'assoggettamento contributivo a carico del, dottore, del lavoratore ed è importante perché comunque insomma questo è questo ciò che viene trattenuto al lavoratore con l'obbligo da parte del datore di lavoro di riversarlo in quanto sostituto d'imposta di riversarlo all'Inps insieme certo. ai contributi di propria competenza. In ultimo troviamo tutto ciò che riguarda il trattamento fiscale del eh, monumento corrisposto, quindi le imposte depurate delle eventuali mh, detrazioni sia per lavoro dipendente sia anche per eventuali familiari a carico per arrivare ad un netto finale che è quello che deve essere corrisposto al lavoratore eh, rigorosamente in modalità tracciabile dal 1 luglio del 2018. E eh, di solito noi vediamo <ride> soltanto quel riquadro. Solitamente lì. si eh. arriva sempre, cioè si parte non si parte la lettura dall'inizio, esatto. si parte dalla Abbassiamo fine. Lo sguardo. È perché esatto. comunque insomma, abbiamo imparato quali sono gli elementi determinanti esatto. e di nostro interesse. Gli Grazie come sempre Angela, sempre puntuale e precisa. Grazie a voi che ci avete seguito in questa puntata di Speaker's Corner. Appuntamento a domani ore 14.35, come sempre su Teledeon e anche sulla nostra pagina Facebook.